Ciao! Oggi siamo in vacanza e quindi ho detto, ma cosa potrei fare? Vorrei registrare un video. Forse potrei registrare un video su questa auto Bosco? No, non mi sembra proprio il caso. Comunque, tornando a noi, tra pochissimo Giada compierà 18 anni. Avete capito bene cosa c'è a 18 anni? Ah! Ma che cavolo! Ma mannaggia questo coso! Ah, mi è entrata una spina nel piede! Vabbè, pianta schifosa. Dicevo, cosa c'è a 18 anni? A 18 anni finalmente si prende la macchina! E quindi un bravo fidanzato come me cosa può fare? Ovviamente comprargliene una! No dai, sto scherzando! Questa è la macchina che abbiamo noleggiato per questa vacanza! Però la mia intenzione era proprio questa. Giada attualmente sta dormendo, anche perché sono le 8 del mattino, quindi ci credo. Non so se avete presente il cartone animato Mr. Bean. Ecco, dovete capire che Giada, la poliziotta, ama quel cartone. E quindi, quale regalo di compleanno è migliore se non la macchina di Mr. Bean? La macchina di Mr. Bean nella realtà si chiama 112 112. Lo so che sembra strano, ma si chiama così. E quindi stavo cercando qualche annuncio su internet in zona per acquistare questa macchina. Per esempio, guarda questa che bella. Questa ci sta. Questa è bellissima, guarda che colore! Azzurro, lei ama l'azzurro. Vediamo qualche altra. No, questa non mi piace per niente. Non c'è proprio il colore di Mr. Bean. Però, comunque sia, sì, mi sa che vedrò qualcosa su questo colore. Questo azzurro bellissimo, è veramente spettacolare. Sapete che vi dico? Andiamo a chiamare subito il proprietario di quest'auto. Però prima guardate già da come dorme nel suo chalet. Ehi, buongiorno, è mattino. Oh, è mattino. Vabbè, ancora vuole dormire. Niente, dorme come un ghiro. E se non saranno le 10 non si sveglierà di certo. Potrei anche urlare tutta la mattinata, non si sveglia. Sì, pronto? Sì. Salve, sì, sono un ragazzo interessato alla sua macchina. Come dice? Costa molto? Ma come costa molto? Io non ho visto un prezzo. Vabbè, comunque mi interessa. Non me ne frega nulla di quanto costa, perché tanto è per la mia fidanzata. Quindi potrei spendere quanto vuole lei. Cosa? 3.000 euro? Ma dove li ha visti 3.000 euro? Da dove li prendo 3.000 euro? Andiamo. Ma la prego, forse è un regalo per la mia ragazza. Non so se la conosce, lei si chiama la poliziotta del quartiere, Giada. Come dice, non la conosce, vabbè, ma dove vive? Comunque sia, facciamo così, ci vediamo, ne parliamo e vediamo se mi può fare un piccolo sconticino, va bene? Ok, sì, ci vediamo tra un'ora, grazie. Ok, adesso l'appuntamento è fatto, speriamo bene. Ma che ore sono? Le 11! E Crazy dov'è? Oh, come al solito non c'è mai. Chissà dove si sarà cacciato. Ragazzi, finalmente ci siamo. Siamo arrivati all'appuntamento e sto per parlare con il proprietario della macchina. Speriamo bene. Mi aspetta. Andiamo, venite. Buongiorno. Sono Crazy, mi sono piacere, Nino, acceleratore. Nino l'acceleratore. Vabbè, comunque, vabbè. Questa è la macchina. Questa è la macchina. Motore Zenith il motore, sì. Lo vedo, è un po', come dire, arrugginita. Vabbè, lo facciamo un po' di stume. Sì, va. Posso vederla? Sì, all'interno. Sì, la puoi vedere. Bene. Ok, vabbè, sembra veramente un relitto, però è carina. Però vabbè, la macchina anche sì. Sportiva per la ragazza. Sì. Oh, sì, dopo sì. La puoi vedere, bella. Un poco sporca, ci diamo una bella pulita. Sì, grazie. Paura, Vedo. Ah, tu sei un grande venditore. Sì, ok, tutto, ma posso chiederle da dove viene? Perché ha un accento un po', come dire, strano. Io vengo dalla Sicilia. Lo sa che io la voglio molto bene, mi sta simpatico, signor Nino. Però quanto vuole per questa macchina? Bellissimo sconto. Sconto. 2.999 euro. 2.999 euro. Ma scusa, ma uno sconto. Prima aveva detto 3.000, ora 2.990. Togliamoci un euro. Un euro. Ma dai. Allora, facciamo così. Le posso dare in cambio qualcosa per questa macchina? Dai la tua macchina e ti do questa. Facciamo scambio.
va bene? Cosa? Sei completamente impazzito? La mia macchina è super nuova, è bellissima, è tutta digitale con lo schermo per prendermi questo relitto. No, tu sei un truffatore. Ho una bellissima idea. Senti, vediamo. Allora, io ti do... ti do questa qui, guarda, la vedi questa? È una bandana super di lusso, sì, lo indossa un grande youtuber di nome Crazy Mad. Te la posso dare? Eh? È bella, firmata, c'è il mio profumo d'oro, è bellissimo. E quanto vuoi? In cambio della tua semplice macchina, eh? È un affare, lo so, qua la mano. Vabbè che sei mesci. Vai, okay, va bene, okay, ecco della tua bandana, grazie, gentilissimo. Allora io chiudo lo sportello e me ne vado, grazie. Grazie! La ragazza è a casa! Va bene, pronto, bravo! È stato un piacere, signor Nero, gentilissimo! Alla prossima! Crazy, ma perché devo chiudere gli occhi? Aspetta un attimo, ora te lo dico, tu cammina ancora un po', cammina, occhio che siamo in strada, stai ferma! Ok, siamo quasi arrivati, ecco fatto, al mio 3, aprirai gli occhi, aspetta un attimo, stai ferma, pronta? 1, 2 e 3, apri gli occhi! Di chi è questa macchina? Questa è la tua nuova macchina! La macchina di Mr. Bean, te l'ho comprata per te! Crazy, grazie del regalo! Però come faccio a camminare con un relitto del genere? Cosa un relitto del genere? Questa è la macchina di Mr. Bean! Tu non ne hai idea di quanto mi è costata! A proposito, dov'è la tua bandana? Ecco, diciamo che accidentalmente l'ho scambiata per questa macchina. Oh, che carino! Hai dato la tua bandana per questa macchinina! Grazie mille, è davvero bella! E non uscirò con questa macchina, ma bene o male andrò a scuola. Grazie, Crazy, grazie! Ma non c'è di che, comunque stai tranquilla, ne ho altre 1000 di bandane come queste. Allora, un attimo che me lo ripeto. Ecco fatto. Vabbè, insomma, così. Ma che sei carino, Crazy! È davvero bellissima questa macchina! Assomiglia proprio alla macchina di Mr. Bean! Oh, non vedo l'ora di uscirci con questa macchinina, è bellissima! Scusa se ho detto che non mi piaceva. Adesso che la sto guardando meglio, è anche all'interno, è davvero bella! Sono più belle quelle moderne perché hanno lo stereo, posso ascoltare la musica. Tempo al tempo, cara Giada! Inizia con questo, poi se questo video arriverà a 10.000 like, allora ti regalerò una macchina super moderna di lusso! Ma ora, che ne dici di fare un giretto? Oh sì! Non aspettavo altro! La voglio guidare io però, Crazy. No, tu non hai la patente, è troppo rischioso. Inizio a guidarla io. Fa va bene. E l'avevo detto, è bellissimo! Te l'avevo detto, cara Giada, che aver comprato questa macchina di Mr. Bean è stato un ottimo affare! Adesso che ci sto pensando, Crazy, posso andarci anche al lavoro! Vero, sì, puoi andarci anche al lavoro! Tutte le mie colleghe mi invidieranno e vorranno tutti questa macchina bellissima! Sì, speriamo, però io ti consiglio sempre di prendere prima la patente, eh? Non vorrei... Okay, sì. Però voglio fare un cambiamento in questa macchina! La voglio pitturare tutta di rosa! Rosa? No! Io no!